Altra domanda, se ci puoi raccontare qualche aneddoto di Bomber, come è stato lavorare con Bud Spencer e di Al Bar dello Sport con Lino Baffi, perché sono due film molto seguiti di cui abbiamo tutti un bellissimo ricordo e ogni volta che lo vediamo ci emoziona. No, con Bud Spencer è un episodio molto divertente, perché noi giravamo a Tirrenia, vicino a Livorno, e il weekend chi voleva tornava a casa. Allora io allora abitavo a Roma e Bud, che allora c'aveva il suo aeretto privato che gli piaceva di pilotare, mi disse: dai Jerry, domani allora ti porto io a Roma. E io prima gli ho detto di sì, poi mi sono accorto mentre giravamo che lui non ci vedeva proprio niente, c'aveva degli occhiali grossi così, hai capito? Allora quando poi è arrivato il sabato mi ha detto: allora Jerry, monti con me sull'aereo, andiamo a Roma. Gli ho detto: no Bud, io questo weekend me ne resto qua a Tirrenia, mi sono fatto degli amici, ci vediamo lunedì. Invece io dovevo andare a Roma e allora sono andato all'aeroporto di Pisa, solo che diciamo che l'entrata allora degli aerei di linea era un po' parallela a quella degli aerei privati, e quindi lui mi ha visto e mi ha detto: ah, i mortacci, non ti fidi, e me l'ha menata tutto il film dopo. Mentre Al Bar dello Sport con Lino Baffi, e chiede parola, è un grandissimo personaggio, quindi guarda, ti dico solo che io avevo una paura folle di fare quel film lì, perché quello lì era in un momento che tutta l'Italia diceva le mie frasi, no? Parlava, mi scimmiottava, parlava un po' con i miei tormentoni. Io dicevo: come, adesso vado a fare il muto in un film? Quindi allora Baffi dice tutte le battute e io cosa faccio? E non lo volevo fare, mi sono dato persino malato per non fare quel film. Poi mi hanno convinto e allora ho studiato con un gruppo di sordomuti che ogni giorno venivano a trovarmi a casa, e poi insomma è venuto fuori quel bel film molto molto divertente, e Lino veramente è stato un compagno fantastico. Grazie mille Jeff, okay. Uno degli 80-90.